Chiesa chiameremo per nome coloro che si sono resi disponibili a questo gesto. Anna, Rosaria, Carmine, Antonio, Antonio, Antonino, Antonio, Sant'Antonio è forte, Vittorio, Carmine, Nicola, Mario, Valerio, Mario, Giulio e Domenico. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, dal quale procede ogni bene per mezzo del Figlio nato dalla Vergine, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, anche mediante umili segni Dio si compiace di manifestarci la sua grande misericordia. Nello stesso modo noi esprimiamo i sentimenti dell'animo riconoscente, riaffermando la volontà di servire Dio e di mantenerci fedeli per tutta la vita al nostro battesimo. Questo abito, in cui vogliamo ravvisare un segno di appartenenza ai portatori e alle portatrici di San Timoteo, esprime il desiderio di partecipare allo spirito e alla comunione orante della stessa comunità. In particolare richiamo il proposito battesimale di rivestirci di Cristo con l'aiuto della Vergine Madre e di San Timoteo, nostro patrono, perché portando la veste nuziale giungiamo alla patria del cielo. Preghiamo. O Dio, autore e perfezionatore della santità, tu chiami i rinati dall'acqua e dallo spirito alla pienezza della vita in Cristo e alla perfezione della carità. Guarda benigno questi tuoi figli che ricevono devotamente questo abito e la medaglia di portatrice e portatore di San Timoteo. Allode e gloria del tuo nome in onore del nostro santo patrono. Fa che diventino sempre più conformi all'immagine del tuo figlio perché, a termine della vita, con l'aiuto della Vergine Madre, possano entrare nella gioia della tua dimora. Per Cristo nostro Signore. Ed ora io ripeto una sola volta, per non ripeterlo ad ognuno di voi, il gesto della consegna di questa che si chiama mantellina, mozzetta pure perché è mozzata, e così è un modo per riconoscervi e identificarvi. Ricevi quest'abito con il quale sei ammesso a far parte delle portatrici e dei portatori di San Timoteo. Ti aiutino la Vergine Madre e San Timoteo a rivestirti interiormente di Cristo, che ci ha redenti nel suo sangue, per rendere gloria a Dio e cooperare alla Chiesa al bene dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen.